Rindeghi chiuso, però se la ritrova lì Tamborin Deghi, il numero 9 della Monza a liberarsi dalla morsa di tre maglie giallorosse. Occhio a Mendez che non inquadra la porta, adesso Torner per Mendez, si libera per la conclusione Mendez, Torner, e poi la ripartenza dell'Odi in potenziale 3 contro 2. Torner mette a sedere Campor, serve Mendez, Mendez che scambia ancora con Greco, va via Mendez, altra conclusione e altra gran risposta di Sescampor. 3 contro 2, Galimberti, arriva Nadini a sinistra, Nadini, palla che scheggia la traversa. Riparte da Lazzarotto, prova ancora questa conclusione, poi Tamborin Deghi e Tornè, bella chiusura qua di Danna, fa tutta la pista Danna e poi la mette in porta. Romeo Danna, la chiusura difensiva, ha recuperato palla, è ripartito ed è andato a scaricare un diagonale potentissimo. Tornè prova il numero, lo chiude Antonioni, c'è un po' di spazio adesso per il Lodi. Tornè, arriva Mendez a rimorchio e Jordi Mendez realizza il 2-0 sull'assist di Eric Torner. C'è subito palla, fa ripartire il contropiede del Lodi. Mendez. Poi Barbieri dietro, la conclusione, la chiusura di Campor. Lodi che la regala di nuovo al Monza, incredibile. Tornè chiude bene Schiavo, poi Galimberti, Nadini traversa. Sì, su questa strada, perché veramente sono... è anche un bell'occhio da vedere. Adesso vedo Tornè che è un fenomeno. No! La palla che probabilmente è entrata, sì. Gol di Jordi Mendez. Con Checco compagno qua vicino a me, do una notizia. Aspettiamo un attimo perché... Stallone e Andrisani stanno discutendo mentre il Lodi si abbraccia, il Monza protesta. E allora salomonica decisione, arriva il rigore. Mendez, la risposta di Campor, ancora Mendez, gancio e poi alza, ma gran risposta di Sescampor. Italia, e poi bisognerei in ogni caso aspettare anche domani la sfida del Vercelli. Qua Torner per Greco, Campor superlativo, zero. Solissimo davanti a Campor, occhio a Torner, altro diagonale, altra risposta di Campor che sta... non riesce a trovare il colpo per allungare. Occhio a Galimberti, Grimaldi, bello, poi serve Greco. Greco prova la giocata difficile, si dimentica la pallina. Nadini dall'altra parte, Nadini in mezzo a due fino in fondo. Passaggio, allora deve rifugiarsi in Nicolas Barbieri. Scambiano i due, poi controllo così di Barbieri al quale viene fischiato il decimo fallo. Nadini, un tocco, la sua conclusione, la risposta di Vale Grimaldi. Riparte da Torner, azione prolungata dei Lodigiani, arriva il 50° gol stagionale di Jordi Mendez. Ecco, al posto di Morgan Antonioni, occhio che riparte Torner, Mendez, Torner, Campor. Poi però va a riprendersela nel contrasto con Torner, Greco, ancora Mendez, Torner! Favore ricambiato, Lodi che cala il poker, Eric Torner e il general, 4-0. Mendez, ma ancora una volta bravo il connazionale a dirgli di no. Galimberti fa tutto molto bene, fa anche un grande gol. Classifica dei bomber a quota 41. Torner, eccolo Mendez, la alza, prova la piccadigna, Campor, poi ancora su Barbieri. Riesce a superarsi e legittima sempre più il secondo posto. Suona la sirena, va in archivio anche il derby. Il Lodi batte il Monza 4 a